quasi tutto pronto in casa all'Ars Virtus Areti Salerno per il match valido per il sesto turno del campionato di Serie B, Virtus Areti Salerno contro Genoa Pegatini. In sala stampa c'è Andrea Arnaldo. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Allora Andrea, cominciamo ad analizzare quello che non ha funzionato nell'ultima sfida, il derby con Sant'Antimo, che vi ha visto comunque protagonisti di una grande rimonta. Si parte chiaramente dalla voglia di rivalsa, dalla voglia di, come dire, ottenere un risultato dopo la sconfitta appunto nel derby. Assolutamente, comunque sempre un derby, quindi non portare a casa il risultato dà comunque sensazioni di amarezza, eccetera, eccetera, però dobbiamo partire, anzi dobbiamo ripartire dalla rimonta, dobbiamo ripartire dall'aumento di intensità che abbiamo avuto, dobbiamo ripartire da tutto ciò che abbiamo fatto di buono, sia in attacco che in difesa, comunque sempre un derby, quindi comunque c'è sempre stato anche sicuramente il fattore emotivo. Però dobbiamo cercare di essere più costanti sicuramente, cosa che non abbiamo fatto per un largo tratto di partita e quindi non dobbiamo arrivare a utilizzare tutte le energie per rimontare, ma per rimanere sempre lì e cercare di dare continuità alla partita. Sicuramente Andrea, una settimana di lavoro importante su cui avete focalizzato l'attenzione su questi aspetti di cui hai parlato. Si torna a giocare in casa con una squadra, sicuramente Genoa Montecatini, un avversario di livello. Vengono da una vittoria importante con Brianza, comunque una squadra con ottime individualità. Su cosa dovete, come dire, cosa dovete attenzionare per portare a casa un risultato, una vittoria che sarebbe davvero tanta roba, no, in questa fase? Sì, assolutamente. È sicuramente una squadra forte, una squadra che ha battuto un'altra grandissima squadra che abbiamo già affrontato come Brianza, pieno di talenti, pieno di corpi molto importanti. Sicuramente questa settimana è stata dura perché riprendersi da una sconfitta di un derby, da una sconfitta di un derby non è sicuramente facile, non è sicuramente, tra virgolette, bello. Affrontare una settimana con sì, sempre questa amarezza di essere arrivati a un passo da conquistare comunque una partita che Era lì. era lì, era proprio lì. E ci siamo concentrati molto, molto sull'aspetto che dicevo prima, cioè la costanza, cioè cercare di dare valore a qualsiasi pallone, anche in allenamento, perché per quanto possa essere, tra virgolette, meno importante una palla in allenamento, abbiamo cercato di dargli quel senso di importanza anche in vista delle partite, quindi per avere un po' più di continuità in quello e sicuramente cercare di essere più solidi in difesa, di cercare di aiutarci l'un l'altro. Abbiamo capito che magari bisogna cercare di fare un passetto in più rispetto a come posso dire? Allo step che in qualche Sì, modo è quello che dobbiamo ci separa, fare. no? Dai, Esatto. dalla vittoria nei momenti complicati. Un'ultima domanda, Andrea, te la faccio sulla partita, l'hai anche in qualche modo già detto, ma come dire, includo anche il pubblico, il sostegno del pubblico. Abbiamo visto quanto importante è stato nell'ultimo match casalingo e chiaramente un invito anche a sostenerci nella gara di domenica. No, assolutamente. Io non ho avuto la fortuna l'anno scorso di giocare qui a Salerno, quindi non avevo idea di come fosse l'ambiente, di come fosse il pubblico. Però ho visto durante la partita con Brianza che c'è stata molta affluenza di persone, è stata una bella sensazione vedere anche persone al pallon, siamo riusciti a giocare finalmente Con il supporto del in questo pubblico. palazzetto, è stato molto, molto bello. Sicuramente ci dà tanta carica, sicuramente ci dà tanta carica vedere gente che ci supporta, sicuramente ci dà tanta carica giocare nelle mura di casa, sicuramente ci darà tanta forza perché Montecatini è veramente una buona squadra. E sarà una partita tosta, non abbiamo paura di nessuno, non avremo mai paura di nessuno, siamo pronti, abbiamo lavorato, stiamo lavorando, non abbiamo mai smesso di farlo, quindi sappiamo nella direzione in cui sappiamo la direzione in cui stiamo andando e, come ho detto prima, dobbiamo cercare di fare quello step per essere costanti, quello step per essere solidi, quello step per diventare una squadra che già ha dato problemi ad altre squadre e deve continuare a farlo perché per come stiamo lavorando e credo per come io vedo i miei compagni impegnarsi, per come vedo il coach sempre carico, per come vedo tutto lo staff, tutto l'ambiente che c'è intorno, che ci sta dando la carica, È quella la direzione Dobbiamo giusta. Andrea, fare una bella partita e ci aspetta una,
grande prova. In bocca al lupo allora Andrea, grazie mille Grazie per mille, la grazie a voi. disponibilità.